oggi è il 22 di agosto, come al solito la fotocamera fa i capricci, quindi la controllo. È mercoledì e siamo qua per un video richiesta, ovvero un make-up tutorial fatto con la palettina della nuova linea Lavish Oriental di Kiko, la numero 06 lapislazzuli, cool lapislazzuli, ovvero quella sui toni del blu. Io continuo a controllare la fotocamera perché in sti giorni fa più capricci del solito. Parrebbe che va. Direi di sì. Vabbè, tentiamo, male che vada, mi tocca ricominciare. Ok, allora la palettina ve la faccio subito vedere per chi non avesse visto il video haul della collezione appunto che ho preso di Kiko. È questa, come vi ho detto, è la numero 06 ed è strepitosa, mi piace tantissimo. Forse quella un po' più invernale insieme a quella sui toni del marrone, però è molto molto bella, per cui perché no. Alenia ci ha chiesto un video apposta per fare un trucco con questa palettina qua. Devo dire che questa palette dà molte possibilità, nel senso che si possono fare sia trucchi molto estivi con i colori più chiari, sia trucchi molto impegnativi, molto invernali con i colori più scuri. Noi faremo una via di mezzo in modo tale da poter utilizzare questo trucco in più occasioni. Sul viso non ho dato niente perché, come potete vedere dal colore, finalmente sono bella abbronzata. Ho dato semplicemente una crema da viso della Deborah che si chiama Dermolab, trattamento idratante rimodellante, crema per pelli secche da giorno. Ho messo quella per pelli secche proprio perché, avendo preso tanto sole, preferisco idratare di più la pelle. Infatti, se mi vedete un po' lucida è che la pelle col caldo e la crema sopra tende a sudacchiare di più. Allora, mettiamo immediatamente, intanto controllo la fotocamera, ormai è un incubo, mettiamo subito sulle palpebre la nostra base di Essence I Love Stage, che devo dire io trovo formidabile veramente, molto meglio di tante altre basi che ho provato, quindi questa è la mia base per ombretto per eccellenza perché ha un rapporto qualità-prezzo veramente pazzesco. E poi ce n'è tantissima dentro, cioè mi dura veramente tanto, a me è un tubetto. Questo è il secondo che utilizzo in un anno tipo, quindi. E ne ho già uno nuovo pronto per essere utilizzato, ma qua ce n'è ancora parecchia, per cui. Ok, data la nostra base su tutta la palpebra, come primo colore vado a mettere l'azzurro cielo, ovvero questo qui. Prendo il polpastrello, ce l'ho attaccato alle mani. E lo vado a dare al centro della nostra palpebra. Questo sarà un make-up fatto sul momento, quindi non è studiato, non l'ho neanche provato sull'altro occhio, vado a braccio, come si suol dire. E vediamo cosa viene fuori. Allora, praticamente metto l'ombrettino azzurro sui 2/3 di palpebra mobile, in questo modo. Devo dire che non ho ancora provato gli ombretti bagnati. Presumo che, visto che hanno un'ottima scrivenza, già asciutti, i bagnati devono essere veramente pazzeschi. Per cui prossimamente mi sa che li proverò anche bagnati. Ok. A questo punto, dopo aver dato l'azzurro su entrambe le palpebre, prendo il primo colore, ovvero questo bianco un po' glitterino, e lo vado a dare all'angolo interno, tenendomi anche un filo praticamente qua, nella prima parte. E poi lo sfumo verso l'alto, in modo tale che anche l'azzurro dalla piega in su si sfumi con questo bianco un po' glitteroso, che non è proprio bianco bianco, più un ghiaccio. E lo vado a sfumare fino alle sopracciglia, praticamente fino all'arcata sopraccigliare. Faccio la stessa cosa di qua, ovvero ne metto parecchio all'angolo interno. E poi sfumo il tutto dall'angolo interno salendo fino all'arcata sopraccigliare.
in questo modo. E già così, aggiungendo un filo di mascara e un filo di matita nera, il trucco potrebbe essere già a posto, nel senso che diventerebbe un look da giorno fresco ed estivo. Io ora mi vado a pulire i polpastrelli con una salvietta di brochet, che come al solito io sembro la pubblicità delle salviette di brochet, sono le migliori. Quindi se vi capita di avere modo di ordinare i brochet, fate una scorta proprio sconfinata di salviette, perché sono veramente le migliori sulla piazza a parer mio. Vado a pulire l'esubero di prodotto che mi è finito sul naso e sulle guance in questo modo, così. E come dicevamo, già questo duo di ombretti con tanto mascara, una matita nera all'interno dell'occhio, potrebbe darvi la soluzione per un trucco estivo, fresco e da giorno. Andiamo avanti con invece il nostro make up, che dovrà essere un pochettino più, come dire, sofisticato, tra virgolette, ovvero andiamo a prendere il colore, il blu più scuro, questo qua, che è un bel blu notte glitterato, e con un pennellino angolato lo andiamo a portare nella nostra piega. Approfittate del fatto che il pennellino abbia questa forma e lo proprio trascinate nella piega, in questo modo. Lo facciamo anche di qua. Fa veramente caldo, ragazze, mi sto piano piano sciogliendo. Mi sa che non è stata una buona idea mettersi la crema prima del video, perché sento proprio la pelle che diventa sempre più umidiccia e lucida, e non è bello da vedere. A questo punto sfumiamo l'ombretto che abbiamo messo nella piega verso l'alto. In questo modo. In modo da dare una bella sfumatura di blu verso l'alto e verso l'esterno. So che è un po' menoso stare a guardare me che mi sfumo l'ombretto, però non ho idea di come si faccia ad andare avanti veloce dall'alto della mia multimedialità. Non ho la più pallida idea di come facciano le altre guru a farvi vedere questi pezzi in modo veloce, quindi vi sorbite me che mi sposto l'ombretto sulla palpebra. Ok, le altre guru, le guru, perché io cioè, sto qua giusto perché mi diverto e mi fa piacere avere a che fare con voi, conoscervi, avere qualcosa di cui parlare che piace a entrambe, nel senso è la mia passione ma è molto spesso anche la vostra, per cui è carino poter chiacchierare con voi di make up tutto lì. Ok, a questo punto, dopo aver sfumato bene 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 il blu in modo che dia proprio un'ombra più scura nella piega che va a irradiarsi, io oggi veramente parlo in una maniera strana, comunque che va a sfumare appunto verso l'alto in questo modo, a questo punto prendiamo il colore più scuro di tutti, ovvero il nero. Lo prendiamo con lo stesso pennellino che abbiamo usato finora, tanto ormai il blu non ci serve più, e dopo averlo caricato abbastanza lo andiamo a portare all'angolo esterno in questo modo, da una parte e dall'altra, quindi avendo sempre come punto di riferimento la forma del nostro pennellino, quindi ci dà una mano, andiamo a portarlo all'angolo esterno e lo sfumiamo verso l'interno. Quindi andrà a incontrarsi con il nostro blu di prima.
Rifate questo tipo di operazione fino a che non avete trovato l'intensità che volete. Io ora mi sono tenuta un po' blanda. Andrò a caricare di nuovo il pennellino di nero in modo da... come cavolo si dice? In modo da intensificare l'angolo esterno. Così. Ovviamente allungate il più possibile la vostra sfumatura verso l'esterno, perché vi darà modo comunque di avere un occhio più lungo, più elegante, più... a me piace di più, diciamola così. Poi c'è chi magari ha già un occhio piuttosto lungo di suo e quindi non ha bisogno di allungare particolarmente la forma del trucco. Io preferisco allungarla il più possibile. Ok, allora, diciamo che a occhio mi sembra che questa parte sia più scura di questa, ma noi ora andiamo ad aggiustarla senza il minimo problema. Andiamo a intensificare prima l'azzurro sulla nostra palpebra mobile, quindi il solito polpastrello, e intensifichiamo. Intensifico prima di qua perché è la palpebra che vedo ha l'azzurro un po' più blando, e poi ne do ancora un goccio anche di qua e lo sfumo. A questo punto vado a sfumare con le dita anche la parte praticamente alta del nero, in modo da averla sempre intensa ma un pochettino più, appunto, sfumata, più blanda, meno precisa. Così. Ok. E prendo un pizzico di bianco, ma proprio un pizzico, sul polpastrello, e lo vado a tamponare sopra, perché darà quella luminosità che questo trucco vuole, ovvero tanti brillini sopra la parte più scura. Questo è adattissimo anche come trucco da sera d'estate, perché è molto carico nella parte della piega, però è molto brillantinoso, molto fresco, quindi può tranquillamente essere utilizzato come trucco da sera. A questo punto vado a ripulire i brillantini che mi sono svolazzati qua e là, perché purtroppo questi ombretti sono stupendi, ma tipo il panna perde molto i brillantini, quindi finito il viso, cioè finito gli occhi, preferisco andare a ripulire il viso. Se dovete fare la base, fatela dopo, cioè se non siete abbronzate, quindi volete dare il fondotinta, prima fate gli occhi, in modo tale che poi con una salvietta andate a recuperare tutti i brillini in giro per la faccia e riuscite a pulire bene il tutto e dare anche magari un non so che di più geometrico, come sto facendo io, alla parte finale del trucco, ovvero vado a ripulire talmente bene che delineo l'ultima parte di trucco. A questo punto, visto che sto parlando tipo ti telefono casa, cominciamo ad andare avanti che è meglio. Io controllo anche la fotocamera perché magari è mezz'ora che parlo. No, sta andando. Ok, andiamo sulle ciglia, ovvero mascara, e vado a utilizzare di Essence il Multi Action False Lashes, ovvero quello ad effetto ciglia finte, che devo dire mi piaciucchia parecchio. Ecco, sta andando via il sole, quindi è cambiata la luce. Aspettate che accendo almeno... Ok, ho acceso un pochino di lucetta, sperando che non sia proprio... Ariechime. Allora, si è spenta altre 3 volte la fotocamera e quindi il finale del video non si è visto. L'ho già registrato 3 volte. Comincio a rompermi un po' le palline di questa fotocamera. Ora prendo la scaravento giù dal quarto piano. Comunque, eravamo arrivati, spero, al rossetto, perché non so se è registrato quando ho messo il mascara. Comunque, il mascara che ho utilizzato
È questo di Essence, il Multi Action False Lashes. E l'effetto è questo qua. Spero si veda abbastanza. Per quanto riguarda il rossetto, io avevo tre opzioni, ma ora mi sono stufata e vi faccio vedere l'ultima e vi dico cosa avevo messo precedentemente. L'ultima opzione è questa di Kiko, ovvero il numero 23 di questa linea di gloss che è uscita da pochissimo, che si chiama Unlimited Lip Gloss. E il numero 23 è un bel rosa carico. L'opzione che avevo dato come numero 1 invece era il Saint Club di Essence, questo gloss qua a protezione 6, che è praticamente trasparente, pieno di brillini. La invece opzione numero 2, che non avete visto e che non ho voglia di rifare, quindi vi faccio vedere solo qual è. Allora, è la 143 di Kiko, che spero si legga. Comunque è un rosa chiaro, un po' shimmer, di quelli molto idratanti, quelli che hanno il vetrino in fondo praticamente al packaging. Ed è molto molto carino, meno lucido che questo, però sempre molto molto carino, un po' più chiaro. Ok, a questo punto direi che vi posso salutare. Ho rifatto il finale credo 9000 volte, quindi non mi ricordo più cosa ho detto e cosa non ho detto. Mando un bacione grandissimo a tutte quante, spero che il video vi sia piaciuto, ancora mille grazie per le nuove iscritte. Spero che ad Alenia il trucco con la palettina lapislazzuli di Kiko piaccia e direi che è tutto. Ah, ho una piccola nota da fare e non vorrei sembrare antipatica o una che se la tira, però non sto neanche a dire il nome della persona che mi sta facendo parecchie richieste di questo genere, però c'è un ragazzo che sta continuando a chiedermi di fare video outfit per vedere le mie scarpe. Allora, so che è una prerogativa di parecchi uomini avere la mania dei piedi, quindi essere feticisti dei piedi. Allora, io già non ho un buon rapporto con i miei piedi perché non mi piacciono. In più, sinceramente, questo non è un canale per vedere i miei piedi, ma è un canale che parla di trucco, di vestiti, di frivolezze. Mi fa piacere che sia così. Non ho intenzione di farlo diventare un canale sui miei piedi, quindi spero che tu capisca se non ti rispondo, ma ho smesso di rispondere ai tuoi messaggi perché potrei diventare cattiva e maleducata. Per cui chiudo qua dicendo, quando capiterà di fare degli outfit, probabilmente ogni tanto i miei piedi si vedranno, forse anche no, perché potrebbe essere che faccio vedere solo le scarpe. Non mi chiedere per piacere di fare altri, outfit in cui inquadro i miei piedi, perché è una roba che mi dà proprio fastidio. Idem con patate per il ragazzo che mi ha chiesto di fare un video sul mio ombelico. Non c'entra assolutamente nulla con il mio canale, quindi non farò un video sul mio ombelico. Ok, a questo punto direi che, richieste assurde a parte, vi posso mandare un bacio grandissimo e ringrazio veramente tutte quante per i messaggini stracarini che mi mandate perché veramente mi riempono il cuore di gioia. Un bacione, ciao ragazze!